Giussi, eccolo lì. Oh, ritrovo finalmente il nostro amico da Parigi. Bonjour, monsieur Fitoussi, c'est un plaisir. Bonjour, madame. Bonjour, madame. E allora, che cosa pensa lei di Mario Draghi? Crede che l'Italia sta avendo una grande opportunità, come dicono molti, grande apertura nelle cancellerie europee, tra i colossi della finanza? Insomma, che sensazione ha? È una svolta l'arrivo di Mario Draghi? Tra l'altro ha posto un tema importantissimo, Feltri, perché effettivamente anch'io comincio a pensare che l'Europa non si sia mossa bene sul fronte dei vaccini. Siamo troppo indietro, facciamo troppa fatica ad avere le dosi. Comunque... Appunto, lei ha totalmente ragione, ma quello che è il paradosso è che fa che non capiamo molto bene Draghi è che lui ha fatto funzionare bene la sola politica europea, che era la politica monetaria, era la sola politica federale. Ha funzionato bene. Draghi ha salvato l'Europa. Chi se ne frega. Si deve dire questo. Si deve capire questo. Le politiche che non funzionano sono le politiche che non sono federali, sono intergovernamentali, come quelle della sanità, del vaccino, come quelle del budgetto, della fiscalità. Il bilancio sarebbe il budget. E del bilancio, come quella del bilancio. Mi scusi, sono francese, va bene. Lo so, tranquillo, va benissimo. Allora, no, dicevo che la politica del bilancio non funziona. Perché? Perché non è federale. Quando hanno messo un po' di federalismo nella politica del bilancio a luglio 2020, allora hanno fatto Next Generation EU, che va ad approfittare all'Italia moltissimo. Certo, quindi lei dice se cambierà l'Europa in senso federale e in senso anche solidale, mi verrebbe da dire, allora sì, può essere una grande opportunità anche per l'Italia. Esatto, perché io quello che sono dicendo è che ci sono gli europeista e gli europeista. I primi sono quelli che sono in un'attitudine di beata davanti all'Europa, che fanno la preghiera per l'Europa, gli altri che guardano l'Europa e dicono non funziona, come farla funzionare meglio? E allora si muove poco a poco per farla funzionare meglio. Scusi, ma la Commissione, no? La Ursula von der Leyen. Era tempo. Ursula von der Leyen, secondo lei, professore? Adesso sarebbe totalmente un guaio. Abbiamo agito male sul fronte dei vaccini, secondo lei, a livello europeo? C'è stato qualche errore? E come mai? Abbiamo agito come non solamente male, ma abbiamo agito come degli imbecilli, se posso dire. No. Eh sì, perché non abbiamo capito la legge del mercato. Settorizzato su Feltri, insegniamo a tutti gli studenti. Allora, come mai non abbiamo capito questa legge? Non abbiamo capito che per avere i vaccini bisogna pagare.